Buongiorno a tutti, io ringrazio innanzitutto David Princic che è direttore della cooperativa GPZ che raggruppa oltre 200 allevatori della nazione slovena. Lo ringrazio perché in questo contesto di un padiglione dove lui raggruppa diverse aziende anche italiane di altri prodotti abbiamo il privilegio di collaborare inserendo nel piatto dell'animale erba medica che dell'azienda agricola Forte che raccogliamo nel Delta del Po. Luigi, quasi quasi che sono io a ringraziarti, a ringraziare te e David, perché mi sono fatto una cultura. Io non conoscevo l'ambiente zootecnico e grazie appunto a Luigi Forte Open Farm oggi posso dire che mangiare sano, mangiare bene, appunto alimentare in maniera sana gli animali fa bene all'uomo e fa bene soprattutto all'animale. Lasciamo la parola a David. Prima di tutto siete arrivati in Slovenia, che è un paese molto verde, anche il nostro capitale è capitale verde dell'Europa, era l'anno scorso, così anche tutto il nostro paese sembra di essere sempre più orientato nell'agricoltura e anche nella preservazione dell'ambiente. E anche la nostra agricoltura è molto orientata sulla produzione biologica e sempre più naturale. Anche il nostro consorzio, noi abbiamo 208 soci che produce prevalentemente latte di vacca di qualità. Questa qualità è riconosciuta anche in Italia perché il 90% del nostro latte prodotto va in Italia con i nostri clienti. Il latte che proviene dalla Slovenia è come quello italiano, Luigi, vero? Sicuramente sì. Io ne ho la prova perché ho girato parecchi allevatori con David Princic. La differenza che fa un latte diverso dall'altro è il territorio, sicuramente quello che mangia l'animale, la genealogia e principalmente poi, siccome produciamo prodotti di origine animale, quindi latte e formaggi prodotti in Italia, e far conoscere cosa ha mangiato l'animale al consumatore finale. Questo è un kit che anche con GPZ utilizziamo attraverso l'allevatore per arrivare ai suoi clienti finali e far conoscere le proprietà di un latte più nutriente. Bene, un saluto dalla Slovenia, grazie David, è comunque una bellissima fiera e una bellissima realtà, complimenti. Devo dire che quando siamo entrati oggi nel padiglione non mi aspettavo un'accoglienza da parte di Davide così calorosa, ma soprattutto ben organizzata. E nel pomeriggio ci sarà anche un roadshow dove spiegheranno le varie differenze da un animale all'altro. Ci saranno le brune, le pezzate rosse e le frisone. Sono animali con la migliore genealogia per produrre un latte di alta qualità con una produzione maggiore.